Allora, signori, riprendiamo alle ore 13:07. Fui previgente quando dissi che 5 minuti non erano sufficienti. Pare ne siano stati sufficienti 1 ora e 15 minuti. Ci auguriamo che la vostra saggezza e la vostra capacità e la vostra intelligenza abbiano prodotto dei risultati significativi. Appello, certo, un attimo. E diamo adesso la parola al segretario per l'appello. Grazie sindaco. De Magistris presente, Cacciapuoti presente, Caiazzo presente, Capasso Elpidio presente, Capasso Francesco presente, Carbone Vincenzo assente, Cascone Francesco presente, Cirillo Giuseppe da Dovia, vero? Assente, Coccia Elena presente, Di Maiolo presente, Iorio Katia assente, Iovino c'è? Sì, c'è, presente, primo banco. Ah, grazie. Iovino presente, Iossa presente, Lebro assente, Lettieri assente, Maddaloni assente, Marrazzo presente, Pace presente, Pirozzi presente, Quaglietta Alessia assente, Ragosta presente, Sgambati c'è? Ah, è coperto, grazie, presente. Tito presente, vero? Sì. Tito c'è. C'è. Tozzi c'è. Sì, grazie sindaco. Barchetta Giovanni presente. Sindaco, sono presenti 18, assenti 7. Presenti 18, assenti 7, c'è il numero legale. Allora, ricominciamo da dove avevamo finito, cioè con l'inizio della delibera di cui al punto 9 dell'ordine del giorno. Assegnazione di spazi finanziari senza articolo 1, comma 485, legge numero 232, 16 come modificato articolo 1, comma 874, lettera A, dalle legge 205-17, per l'acquisizione degli immobili destinati a edifici scolastici. Variazione di bilancio mediante applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione 17 fondi liberi all'esercizio finanziario 18-20 per complessivi euro 10 milioni, aggiornamento DUP, decreto della libera sindaco numero 176 del 5 luglio del 2018. Consigliere Marrazzo, ne ha facoltà, prego. L'assegnazione degli spazi finanziari fa seguito alla delibera numero 69 del 2016 del sindaco metropolitano. Io vorrei fare un attimo una premessa però, che fino al 31 dicembre 2014, quindi quando c'era ancora l'ex provincia, i fitti passivi per gli edifici scolastici della città metropolitana erano pari a 15 milioni e 400 mila euro. Al 31 dicembre del 2017 i fitti passivi erano 11 milioni e 500 mila euro, quindi un risparmio nell'anno 2015, 16 e 17 in 3 anni pari a 4 milioni di euro. E entro fine anno noi arriveremo, quindi ci sarà un'ulteriore riduzione dei fitti passivi di un altro milione di euro. Quindi cosa significa questo? Significa che nell'arco di 4 anni dalla nascita della città metropolitana e dall'amministrazione guidata dal sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris, i fitti passivi della città metropolitana si sono ridotti di oltre un terzo. Quindi è un qualcosa che penso non sia avvenuto in nessun ente pubblico. Quindi in linea con questo principio e con la riduzione dei fitti passivi, che come si sono avuti questa riduzione dei fitti passivi? Come si è avuta? Si è avuta perché abbiamo costruito nuovi istituti scolastici. Ricordiamoci che l'ex CAPALC, che era una struttura commissariale che ha originariamente approvato quel progetto, quindi risale ad oltre 30 anni fa, nel 2015 questa amministrazione ha messo i soldi in bilancio per il completamento di quell'opera e in un anno e mezzo, a settembre dell'anno scorso, abbiamo inaugurato i primi due plessi, il Rossini e la Briola,
e quest'anno a settembre inaugureremo anche il Boccioni, il terzo plesso che si trova all'interno di questa cittadella scolastica a Bagnoli, e ridurremo il fitto passivo di altri 200.000 euro. Quindi questo è il motivo per il quale entro fine di quest'anno i fitti passivi si ridurranno in 4 anni di oltre il 33%. Ed in linea con questo principio, quindi della buona amministrazione, che nel 2016 con la delibera numero 69 furono individuati dei comuni dove abbiamo dei fitti passivi rilevanti e quindi abbiamo chiesto gli spazi finanziari che ci ha concesso il governo per un importo totale di 24.840.000 euro, di cui 10 milioni per l'acquisto di 2 immobili in 2 comuni da adibire a scuole, dove lì abbiamo delle succursali in fitto, e quindi oggi ci apprestiamo ad assegnare questi spazi finanziari che, se noi non completiamo l'iter entro il 31 dicembre di questo anno, quindi noi dobbiamo fare l'avviso pubblico per verificare se ci sono, oltre quelle esistenti, altre strutture che abbiano le medesime caratteristiche, quindi che possono partecipare al bando, e quest'iter si deve completare entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la perdita di questi soldi, e in più l'anno prossimo avremo una penalità per il pari importo, quindi non potremo usufruire degli spazi finanziari per un importo pari a 10 milioni di euro. Io ne approfitto perché vorrei ringraziare gli uffici della direzione tecnica, qui vedo il coordinatore Pasquale Caudino, gli uffici anche della direzione amministrativa e tutti i tecnici per il lavoro che hanno svolto fino a venerdì. Venerdì dovete sapere che noi abbiamo candidato 20 progetti alla Regione Campania per avere dei contributi per quanto concerne l'adeguamento sismico, costruzione di nuovi edifici e ampliamenti di edifici esistenti. E anche questo è stato fatto nell'ottica della riduzione dei fitti passivi. Per quale motivo? Perché con la costruzione del nuovo edificio a Frattamaggiore lì abbiamo dei fitti passivi per un importo di 330.000 euro annui. A Terzigno, dove lì abbiamo dei fitti passivi per un importo di 100.000 euro annui, l'adeguamento del Sannino De Cillis, che è una struttura di nostra proprietà, dove però li trasferiremo le ricchezze di Portici, dove paghiamo un fitto passivo di 200.000 euro. Oltre a prevedere interventi sulle isole a Procida, Ischia e a Capri per un importo di 16 milioni di euro. Su Napoli città i progetti presentati sono pari a 8 milioni, perché molto spesso sento che ci sono interventi solo su Napoli città e non sulle province. Dovete sapere che su 70 milioni di progetto solo 8 sono previsti per la città di Napoli, quindi sono state equamente suddivisi in tutta Napoli e provincia, così come a Cardito, dove a Cardito è previsto l'edificazione di un nuovo istituto per 3 milioni di euro, così come San Gennaro Vesuviano all'interno di una nostra proprietà dove c'è l'agraria, dove abbiamo degli spazi enormi. Lì abbiamo previsto la costruzione di un nuovo edificio per un importo pari a 8 milioni di euro. Quindi l'invito che rivolgo a tutti è di votare questa delibera e di votare anche quella successiva, dove c'è la variazione di bilancio per la cittadella che dobbiamo costruire a San Giovanni a Teduccio. Anche questo frutto degli spazi finanziari che abbiamo avuto nel mese di febbraio, dove sono previsti 13 milioni e 9 per la costruzione del polo scolastico a San Giovanni a Teduccio, 400.000 euro per la progettazione esecutiva a Pozzuoli nell'edificio vicino alla Solfatara, 210.000 euro per la progettazione esecutiva a Ischia, l'ex tribunale, e 325.000 euro per la progettazione esecutiva di un'altra cittadella scolastica che dovrà essere costruita a pianura. Quindi l'attenzione di questa amministrazione è per le province ed anche e soprattutto per le periferie. Tant'è vero che, così come ho detto prima, a settembre inaugureremo in Boccioni, inaugureremo anche il Tigara d'Ercolano,
che anch'esso ci farà risparmiare 300.000 euro di fitti passivi. Quindi ringrazio tutto il Consiglio per il supporto, ringrazio nuovamente i tecnici sia della direzione tecnica e amministrativa nonché il coordinatore. Grazie mille. Grazie davvero, ci associamo pure noi ai ringraziamenti e al lavoro davvero imponente che è stato messo in campo. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. A maggioranza col voto contrario del consigliere Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Passiamo alla delibera numero 10, variazione di bilancio con applicazione al bilancio 18 dell'avanzo di amministrazione per euro 14.840.352,16 e riduzione delle spese correnti per euro 325.000 ai fini del finanziamento dei lavori di completamento del polo scolastico di via Taverna del Ferro in Napoli, delle progettazioni della cittadella scolastica di Pozzuoli, di un nuovo edificio scolastico a pianura del Comune di Napoli, di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Ischia per complessivi euro 15.165.352,16, aggiornamento del piano dei lavori pubblici e del DUP 1820, deliberazione sindacale numero 177 del 5 luglio 2018. Mettiamo in votazione la delibera, consigliere Tito, ne ha facoltà. Grazie. Sindaco, in merito a questo punto e in merito a quello che diceva il consigliere Marrazzo, mi preme di fare un piccolo intervento per dare un contributo a quello che oggi noi andiamo a provare. Il consigliere Marrazzo citava la delibera 69 del 2/4/2016. Era una delibera di programmazione per ridurre i fitti passivi. Dalla relazione del consigliere Marrazzo si evince che negli ultimi 3 anni noi siamo passati da 15 milioni di euro di fitti passivi a 10 milioni di fitti passivi. Io ritengo che come parte politica, ma in rappresentanza del gruppo PD, che questa delibera va ripresentata, in quanto all'epoca era la provincia, oggi c'è la città metropolitana, va rivista la delibera di programmazione, anche perché sennò rischiamo che gli uffici, non avendo un atto di indirizzo chiaro e puntuale da parte della politica, continua poi ad andare avanti e a lavorare sul discorso degli spazi finanziari in merito a questa delibera del 2/4 del 2016. Anche perché è vero che è stato fatto un grande lavoro in questi anni dei fitti passivi da 15 a 10, però teniamo ben presente, dobbiamo ricordarci che abbiamo anche grandi e grosse difficoltà sugli altri territori che rappresentano la città metropolitana, dove in alcuni comuni ci sono scuole che non riescono a garantire il diritto allo studio a tutti, nel senso che non riusciamo ad avere le aule opportune per garantire, diciamo, un buon andamento scolastico. E ne faccio presente come la penisola sorrentina, citiamo il Salvemini, citiamo il Maroni, citiamo il Nino Bixio, istituzioni importanti per la comunità della penisola sorrentina. Allora, bene l'impostazione di acquistare come città metropolitana per dividere i fitti passivi, ma chiedo un'attenzione anche su quei comuni o su quegli edifici di competenza della città metropolitana dove abbiamo richieste di aule e a volte ci troviamo in grande difficoltà. Io mi auguro e chiedo uno sforzo politico affinché questa delibera venga modificata e ci sia un coinvolgimento di tutta la parte politica per dare indirizzi chiari al funzionario, al dirigente, affinché nella prossima richiesta di spazi finanziari ci sia un più ampio ragionamento e coinvolgimento di tanti comuni e di tante scuole afferenti alla città metropolitana che rappresentiamo. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Capasso Francesco può intervenire, grazie. Allora, prendo la parola per motivare la votazione del punto precedente e quello del punto attuale come punto all'ordine del giorno. Sono felicissimo dell'operato che sta portando avanti il collega Marrazzo per l'abbattimento dei costi dei fitti passivi. È una delle prime iniziative che nella realtà locale marighianese ho fatto non appena insediatomi come consigliere. Tuttavia il parere non è stato favorevole per un motivo molto semplice. Ho letto il punto all'ordine del giorno precedente e quello attuale. Nel punto all'ordine del giorno precedente ho letto dell'acquisto di un immobile ad Ottaviano, di un altro a Quarto, ma non era specificato quale fosse ipoteticamente la struttura che andiamo ad acquistare, né un indirizzo, qual è il plesso, se è di un privato, se è del comune. Questo negli atti non c'era scritto. È un po' come, tra virgolette, votare al buio. Sicuramente qualcuno dopo interverrà e mi dirà: ci sta la possibilità di accedere agli uffici, di chiedere agli uffici qual è l'indirizzo, di chi è l'ente e tutto il resto. Però, essendo questo un atto presentato all'attenzione del Consiglio, mi sarei aspettata una scheda più dettagliata in merito sia a Quarto che ad Ottaviano che alla cittadella scolastica, della quale praticamente vediamo che vengono stanziati dei fondi, ma in cosa consiste il progetto? Un progetto più dettagliato non si evince dagli atti che ci sono stati presentati, ma soprattutto, come diceva il collega Tito, non vorrei sbagliarmi col cognome, il progetto della cittadella scolastica, che è un progetto meraviglioso anche per la realtà in cui poi si va a creare, si va ad insediare, sarebbe stato un'ottima iniziativa qualora noi al giorno d'oggi potevamo guardarci in faccia e dire: tutte le realtà scolastiche di interesse della città metropolitana godono di uno stato ottimale sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, ragion per cui possiamo decidere di fare degli investimenti che vanno a riqualificare delle aree. Purtroppo la realtà dei fatti è completamente diversa, come abbiamo appreso anche dall'ultimo bilancio di previsione approvato in questa seduta. Per tutti gli interventi programmati in maniera straordinaria, d'urgenza, per garantire per alcuni plessi scolastici la possibilità di iniziare l'anno scolastico, ma purtroppo sono problemi che insistono su tutte le strutture scolastiche della provincia di Napoli, e credo che pensare di fare un progetto del genere quando la realtà locale purtroppo non è ottimale, non garantisce la possibilità, la sicurezza delle strutture scolastiche tutte, credo che sia un po' poco reale dal punto di vista del rispetto delle realtà già esistenti. Grazie consigliere Marrazzo per una replica. Consigliere Capasso Francesco, scusami, vorrei solamente ricordarti che noi ogni anno, quando approviamo il bilancio della città metropolitana, quest'anno il bilancio era pari a 750 milioni di euro. All'incirca il 60% del bilancio è previsto per lavori per l'edilizia scolastica. Quest'anno abbiamo anche stanziato 3 milioni per lo studio sulla vulnerabilità sismica e statica degli edifici scolastici. Quindi quest'anno partiremo con 100 edifici scolastici, quindi su un piano triennale noi verificheremo la vulnerabilità sismica e statica di tutti gli edifici scolastici. Grazie agli accordi quadro siamo riusciti, soprattutto in quest'anno e nell'anno scorso, ad effettuare lavori urgenti presso le scuole. Devi sapere che fino al 2015, e questa non è una colpa che do alle amministrazioni precedenti, noi avevamo edifici scolastici che all'interno ci pioveva. Oggi abbiamo i nostri edifici scolastici dove il lastrico di copertura è perfetto, e grazie a questi interventi che noi abbiamo fatto nel corso degli anni, noi come città metropolitana curiamo dal citofono alla costruzione della nuova scuola. Abbiamo ripristinato nell'arco di pochi mesi sull'isola di Ischia, e siamo stati l'unico ente pubblico a farlo, la situazione che c'era prima del 21 agosto del 2017 per quanto riguarda
gli edifici di proprietà della città metropolitana di Napoli. A settembre i ragazzi dell'isola di Ischia non faranno più i doppi turni, anzi, grazie al nostro intervento, anche gli edifici della scuola elementare di Lacco Amino non faranno più i doppi turni, perché gli abbiamo dato delle aule del nostro istituto di Lacco Amino ai ragazzi delle elementari. Abbiamo anche istituito, cioè abbiamo presentato una progettazione venerdì presso la Regione Campania, grazie anche all'aiuto del segretario, del capo di gabinetto, del direttore generale, dell'ufficio ragioneria. Abbiamo presentato un progetto per il primo istituto, il primo albergo didattico d'Italia, dove i ragazzi dei nostri istituti alberghieri, quindi di Napoli e provincia, potranno fare alternanza scuola-lavoro presso un albergo, un ristorante e un bar che si troverà sull'isola di Ischia. Questo significa fare buona amministrazione, questo significa fare buona politica. Grazie consigliere Marrazzo. Consigliere Tozzi. Sì, grazie sindaco. Io credo che il lavoro fatto dal consigliere collega Marrazzo sia un lavoro da elogiare, perché lo vedo quotidianamente impegnato sulle scuole, su tutto, dall'amministrazione, dagli interventi di natura ordinaria agli interventi di natura straordinaria, e quindi un plauso sicuramente appunto alle attività che lui svolge insieme alla struttura, insieme appunto al dirigente. E i risultati si vedono, si cominciano appunto a vedere, e non solo, insomma, esempio lampante è l'istituto a Via Terracina, ex Capalc, insomma, che oggi tengono tutti quanti come riferimento, insomma, molti mi domandano come sia stato potuto, fatto, insomma, successo. Alcuni credono che sia la sede della città metropolitana, molto bella, devo dire, quindi complimenti per l'attività svolta, che è un esempio, un simbolo proprio della città metropolitana, e anche sugli altri lavori. Come quello è vero, però, dalla discussione a cui ho assistito, che c'era qualche discrepanza, probabilmente, insomma, qualche nota sulla delibera che io ho votato, e mi ha convinto una cosa, caro Mimmo, è la questione appunto che sono tutte progettazioni e tutti interventi appunto che provengono dal passato, un pochino che noi ci siamo accollati in un modo anche così responsabile, e quindi questi lavori, soprattutto appunto per i finanziamenti, li portiamo avanti, li porteremo a termine. Un po' sulla scorta di quello che ha detto il consigliere Tito, io credo appunto che adesso bisogna mettere mano e fare un ragionamento di programmazione. Occorre una programmazione su tutti i comuni, una ricognizione e una programmazione su tutti i comuni della città metropolitana, perché mi risulta appunto che ci sono fitti passivi in altri comuni, e anche forti, anche pesanti. Tra virgolette voglio sottolineare uno in modo particolare, che c'è anche nel mio comune, il Tassinari, che insomma è un fitto passivo anche molto pesante, e quindi mi auguro che si possa risolvere il problema appunto anche a Pozzuoli. Quindi questo è l'obiettivo da raggiungere e da in qualche modo cercare di ottenere, insomma, da perseguire. Quindi va bene, ripeto, l'ho votata perché è giusto, è un lavoro appunto che deriva e viene appunto da amministrazioni passate, quindi per non perdere questi finanziamenti credo appunto che sia corretto andare fino in fondo. L'invito è quello, ripeto, che nel più breve tempo possibile non ci siano solamente interventi di lavoro ordinario o straordinario, come giustamente appunto ripetevi, ma questa bella programmazione su tutta la città, visto appunto che abbiamo anche un avanzo di bilancio sostanzioso, e quindi poter incidere anche sugli altri comuni che lamentano, e lo abbiamo visto appunto nella riunione che abbiamo fatto nella sospensione del Consiglio, su altri comuni che effettivamente appunto sono deficitari, e quindi mi auguro e l'invito alla programmazione, a presentarla su tutte e 92 comuni della città metropolitana. Non voglio fare campanilismo, però l'intervento appunto per la riqualificazione e la progettazione esecutiva sull'istituto alberghiero della città di Pozzuoli mi fa particolarmente piacere,
e quindi un augurio che si possa andare avanti appunto in questo senso, nel senso diciamo della costruzione anche appunto del senso che la città metropolitana e il peso che la città metropolitana sta dando soprattutto in questi settori in tutti i comuni della provincia. Grazie. Assicuriamo ovviamente il consigliere Tozzi che l'impegno è su tutti i comuni della città metropolitana, come giusto che sia, indipendentemente dai luoghi di provenienza dei vari consiglieri comunali. Dove ci sono esigenze oggettive noi interveniamo, e se c'è da liberare avanzo, la mia direttiva la sapete qual è, liberate in attesa dei liberatori. Se non ci sono altri interventi, consigliere Ragusta, grazie, ne ha facoltà. Sì, brevemente. Volevo sottolineare il lavoro dell'amministrazione già fatto da tutti i colleghi che sono appena intervenuti riguardo proprio i fitti passivi, il buon lavoro che sta facendo il nostro delegato Marrazzo, e infatti subito è stato anche sottoposto all'attenzione dell'amministrazione da parte mia e del consigliere Pirozzi, perché Giugliano è sovraffollata da parecchi istituti. E abbiamo dei fitti passivi. Immediatamente il consigliere Marrazzo si è adoperato affinché strappasse comunque al sindaco di Giugliano la possibilità di togliere un fitto passivo concedendoci un bene confiscato. E di primo impatto pare che l'amministrazione comunale giulianese abbia dato attraverso il sindaco la volontà, però nei fatti non si è concretizzata. Quindi prendevo spunto proprio da queste riflessioni, perché molto spesso noi cerchiamo di lavorare sul territorio, ma dall'altra parte troviamo amministrazioni che da un lato dicono di volerci aiutare e per poi dare la possibilità a noi di togliere questi fitti passivi, però dall'altra parte poi si fermano, si bloccano, e siamo in una situazione di stallo da ormai più di 7 mesi. Quindi sprono questo consiglio, ma in particolare il consigliere Marrazzo, a continuare su questa strada ed avvertire un po' tutte le amministrazioni che tentano ancora oggi, nonostante i problemi economici che gli enti pubblici continuano ad affrontare, a nascondersi dietro a degli atti che poi non sono conseguenziali. Quindi lo sprono mio, e parlo anche al nome del consigliere Pirozzi che con me su questa battaglia la sta portando avanti, ma soprattutto il consigliere Marrazzo che fin dall'inizio ha fatto questa proposta e è andato avanti, di continuare e di cercare di portare un risultato che vada proprio in linea con quello che è il suo compito rispetto ai fitti passivi. Grazie. Grazie. Consigliere Capasso. No, giusto. Capasso Francesco. Sì, l'avrei detto io anticipando il collega. Allora, volevo dire solo un appunto al collega Marrazzo. Quando il collega Marrazzo ha replicato al mio intervento, mi sarei aspettato di ricevere la risposta alla domanda che ho fatto, perché io ho apprezzato e ho lodato il lavoro che stai facendo nella riduzione dei fitti passivi, però ho fatto una domanda alla quale non mi ha risposto. Allora, io leggo che sono stati stanziati 5 milioni e 2 per immobile in quarto, comprensivo del prezzo di acquisto già previsto oltre il prezzo di fornitura di palestra. E la stessa cosa, 4 milioni e 8 per Ottaviano. Io avevo chiesto se l'immobile già era stato individuato, se è una scuola comunale, se è un immobile di un privato, e capire in base a quale ragionamento erano state individuate queste realtà. Hai dato una risposta generica sull'operato, sul tuo operato, per il quale io già ti avevo fatto un complimento, però fondamentalmente la risposta alla domanda fatta non è arrivata. Chiedo scusa, no, un attimo solo, stiamo parlando di una delibera già approvata, quindi il chiarimento verrà dato fuori, non possiamo riprendere a discutere una delibera già approvata, sinceramente. I chiarimenti sono giusti, doverosi, legittimi, ma ci sono le sedi... Sinceramente, su una delibera approvata, ritorniamo su una discussione di una delibera che è stata già approvata. Va bene, mettiamo in votazione la delibera numero 10. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza, astensione Francesco Capasso, immediata esecutività. Come? Allora è colpa di Ragusto. Allora, con la maggioranza, con voto contrario di Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima.
Grazie, Marrazzo avrà la cortesia istituzionale di offrire i chiarimenti giustamente richiesti dal consigliere Francesco Capasso anche adesso. Grazie. Passiamo adesso alle delibere del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Leggerò solamente il numero, se siete d'accordo. Numero 11. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Ciao Felice. Ciao, grazie. Come pure tu. Ciao Cimmo, che non... Allora, delibera numero 12, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Delibera numero 13, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Favorevole? Penso di sì. Capasso. Delibera numero 14, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Consigliere Capasso, lei sta votando, però va, ma tutti, no, però dobbiamo fare per le votazioni, chiedo scusa. Sta astenendo su tutto. Mamma, ragazzi, però vi prego di un po' di attenzione durante le votazioni. Quindi lei per tutti i debiti fuori bilancio si astiene. Sì. Quindi correggiamo le votazioni che avevamo detto all'unanimità. Quindi dalla numero 11 siamo arrivati alla 13, tutte votate a maggioranza con l'astensione del consigliere Francesco Capasso. Così come per l'immediata esecutività. Iossa e Di Maio lo sono andati, credo, via dalla 12 in poi. Quindi la 14, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, Capasso, vabbè l'ha anticipato per tutti i debiti fuori bilancio. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, a maggioranza con l'astensione di Francesco Capasso. 15, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 16, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 17, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 18, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 19, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 20, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 21, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Capito, andò, però l'ha detto. Ho capito, ma non l'ha detto. Sì, abbiamo detto. Abbiamo fatto una dichiarazione a tutti che sono favorevoli, così siamo più tranquilli. Allora, la 22, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 23, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 25, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 26, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 27, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 28, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La 29,
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La 30. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 31. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. La 32. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. La 33. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 34. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 35. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 36. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata esecutività. 37. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Sono tutte votazioni come prima. La 38. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. La 38. La 39. 39. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ho fatto di sera, vate attenti. Come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. La 40. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come... Sulla 40? Alla fine? No, volevo fare un intervento. Sulla 40? Sulla 40, ma va a racchiudere quelli che sono stati votati fino a... Vabbè, prego. L'avrei voluto fare dal primo debito fuori bilancio, però poi, confrontandomi col consigliere Marrazzo, sono stato impossibilitato e chiedo scusa se mi sono distratto dai lavori dell'Aula. Però ci tenevo a fare un intervento in merito ai debiti fuori bilancio che abbiamo approvato, perché... Purtroppo anche in questo caso si rileva l'esigenza palesata già nelle altre sedute di rafforzare quello che è l'ufficio legale, visto che ogni debito fuori bilancio che avete votato in questa seduta aveva sempre la solita dicitura da parte dei revisori dei conti, vale a dire infine rileva il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsti dalla normativa vigente, entro i quali andavano per l'appunto saldati. E questo ci è costato, in termini di interessi legali, 1.049.000 euro. Ci sono dei debiti fuori bilancio, tra quelli che abbiamo votato, dove andrebbero richiesti poi dei chiarimenti. Ad esempio, è stato votato, ecco perché volevo farlo all'inizio, il debito fuori bilancio numero 12, dove, vi leggo testuali parole, parliamo di un caso avvenuto nel 2010 nel comune di Saviano, di un incidente, di un sinistro dovuto ad un'auto che praticamente è andata a finire in una buca, per la quale c'è la relazione del CTU che dice che il conducente andava ad 80 km orari, quindi oltre a quello che era il limite previsto di velocità di 50 km orari, ma soprattutto un'azione avvenuta nel 2010 viene protocollata alla città metropolitana nel 2013. E noi per un incidente, per un danno ad un'automobile, abbiamo pagato, tra tutte le varie spese, 10.448 euro. Praticamente forse la macchina gliel'abbiamo ricomprata, visto che non è citato il modello dell'auto. La stessa cosa per quanto riguarda il debito fuori bilancio numero 25, per un mancato pagamento dello stato d'avanzamento dei lavori di 135.000 euro, abbiamo corso il rischio di pagare prima 27 milioni, poi 35 milioni e poi siamo scesi a 4 milioni e 100, di cui 1 milione di interessi legali. Questo va a rinforzare il concetto espresso nelle sedute precedenti e che rinnoverò ogni qualvolta, fin quando non vedrò potenziato in maniera concreta e non a parole, l'ufficio legale della città metropolitana. Perché altrimenti ci ritroveremo sempre allo stesso modo. Andiamo a pagare 1.049.000 di interessi legali perché non riusciamo a fare il tutto entro i 120 giorni previsti dalla legge. Grazie. Grazie. Consigliere Capasso, come no? Marrazzo, chiedo scusa. Perdonami, Francesco.
questo milione e rotti non riguarda gli interessi maturati per il mancato pagamento nei 120 giorni, che se ben vedi, soprattutto per quanto riguarda il debito fuori bilancio numero 25, la sentenza è del 2018, tant'è vero che c'è stata la delibera del sindaco già a maggio del 2018, quindi non sono interessi maturati dopo la pubblicazione della sentenza, ma sono interessi maturati perché molto probabilmente, questo qua io vedo che la legge 219 dell'81, quindi sarà una causa che avrà avuto inizio per qualche evento di almeno 30 anni fa e quindi saranno degli interessi maturati nel corso del giudizio, non successivamente alla pubblicazione della sentenza, perché noi abbiamo responsabilità come amministrazione, ma anche come consiglieri metropolitani, se non approviamo i debiti fuori bilancio di cui alla lettera A, quindi su sentenza, ma solo ed esclusivamente se per gli interessi maturati dal 121esimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. No, ma c'è il numero della sentenza. Va bene così, grazie. Mettiamo in votazione gli ultimi due debiti fuori bilancio. Il 41, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Maggioranza con astensione di Francesco Capas, così come la stessa votazione di tutti gli altri debiti fuori bilancio. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. 42, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Maggioranza come prima. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Abbiamo un ultimo punto, non ve ne andate, che è un ordine integrativo, che è questo, e poi abbiamo finito e vi ringrazio. Esecuzione delle misure contenute nel Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, su proposta del Ministero dell'Ambiente, in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità. Repertorio numero 37, CSR del 33-17, Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 120, 25 maggio 17, delibera sindacale 191 del 5-7-18. Mettiamo in votazione. Professore Pace è il proponente, che ringrazio per la sensibilità istituzionale e non solo. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Capasso, lei si astiene? Voto favorevole, immediata esecutività. Chi è favorevole? Gli uccelli uniscono, come direbbe qualcuno. La seduta è chiusa, vi ringrazio, alle ore 13:50. Grazie.